Esplorando la fucina di Efesto, Fenix ne scoprì il componente più importante: le ruote idrauliche. Perché una fucina ha bisogno di acqua? Senti, Zeus, io faccio profezie, mi occupo di quello, non di fucine. Ruota idraulica subito sembrò riprendere vita. Con forza. Fenix aveva fatto un altro passo avanti per liberare la fucina dalla morsa di Tifone. Fenix non sapeva però che il peggio doveva ancora venire.
Sembra adatto a una fucina. E quello potrebbe essere un martello. Efesto è il martello più potente mai creato.
questa forgia. E quello corrisponde alla statua fuori. Direi che sono indizi. Efesto, sei qui! È come se la fucina mi stesse chiamando, non potevo ignorarla. A proposito, ho pulito le prese d'aria, acceso le braci e azionato le ruote idrauliche. Ho sbloccato anche qualche strano glifo, ma non è successo niente. Beh, stavo parlando con le mie mani, come è normale che sia, e hanno detto che sono indispensabili per riavviare la fucina, devono toccare. Questo sì che è parlare! Zeus! Questo luogo è antico. Dicono che hai costruito tutta questa fucina da solo. Io? Ma è così tetra e sporca. E quell'illuminazione. Aspetta, non sappiamo cosa serve! Quanto sei industrioso! Peccato che ti sia sempre dovuto dedicare a lavori mediocri! Il passato del dio sfigurato è un letamaio! Nel suo futuro ci sono i fuochi purificatori della fucina! Vattene! Lascialo bruciare nelle sue fiamme! Efesto, corri! La tua idiozia ti limita! Purtroppo sono costretto a intervenire! Efesto, vieni fuori! Oh, stai bene? Che cos'è? Quanto dolore in questi segni? Tristezza, sofferenza. Autentica arte. Direi che stavi cercando di lasciarci un messaggio. Io? Che tecnica mista! Il te del passato ti ha lasciato un indizio per recuperare la memoria. Qualcosa che Tifone non poteva decifrare. Riesci a leggere qualcosa? È incompleto. Efesto, sei un genio! Sì, manca un pezzo! Ma dove l'ho messo? Questa non è la tua firma, Efesto! È il resto del rompicapo! Martello, il fuoco della fucina, la statua e questo vaso! Tu sai che cos'è questo?
Ovviamente non sapeva cosa fosse, ma si trattava del vaso di Pandora. Osi aprirlo di nuovo! Incatenarti a questa roccia è stata la punizione per avere donato il fuoco ai mortali, e il vaso di Pandora è stata la loro punizione! E quindi costringi tuo figlio Efesto a creare un vaso in grado di scatenare tutto il male possibile su di loro? Questa sarebbe giustizia? Efesto ha accettato di buon grado. Sapeva cosa stava facendo. Ha fatto quello che gli hai ordinato dopo che l'hai torturato per tutta la sua esistenza. Non parlare così di mio figlio! Pandora ha aperto quel vaso solo per un'innocente curiosità. Tu hai agito con perfidia! Li avevo avvertiti e guarda cosa è successo! I mortali hanno devastato il loro mondo e si sono distrutti a vicenda! L'avvertimento non è bastato! Ora è finita! Sono diventati pietra! E il vaso di Pandora è stato l'inizio della fine! Allora, per prima cosa ci serve un martello. Ce l'ho! Ma dove... Lascia perdere! Credo che il te del passato ci stia dicendo che dobbiamo infondere in quel martello il potere del fuoco della fucina e poi farci strada. Tipico da parte mia. Se ho capito bene, la tua essenza è qua sotto. Ma non è tutto. Te l'ho detto. Cos'è questo? È un vaso. No, cioè, sì. Ma non ti ho detto che conteneva tutta la sofferenza del mondo. Abbastanza da riempire il mondo. E tu hai sofferto, Efesto. Molto. Scacciato dall'Olimpo. Rifiutato. Solo. Per quanto fossi generoso, per quanto lavorassi sodo, tutti gli dèi ti hanno respinto perché eri diverso. Questo vaso è l'indizio finale. Credo che Tifone abbia rubato la tua sofferenza. Per questo hai perso la memoria. Quindi per recuperare i miei ricordi, per riottenere le mie capacità, dovrai provare il dolore che ti è stato portato via. Bene. Huh.
Nonostante il caldo tremendo, Phoenix proseguì tenacemente, immergendo il martello di Efesto nel cuore delle fiamme. Prometeo, nessun essere umano poteva anche solo sognare di brandire quel martello. O di usare il tuo fulmine? Eppure, assorbendo la potenza delle fiamme, il martello prese vita. E con esso, Phoenix liberò la seconda benedizione di Efesto. Rianimato il martello, e con le sofferenze di Efesto intrappolate lì sotto, Phoenix doveva solo saltare. Phoenix avvertì una fredda, gelida brezza nell'aria della cripta. Oh, mi dispiace, è il mio nuovo profumo. Borea, vento del nord. Lo so, è mio cugino. Oh, e non si è neanche fatto sentire. Freddo come il ghiaccio. L'aria si muove in modo così strano. Forse potrei usarla per spostarmi. Forse posso cambiare la direzione del vento. Padre, no! Posso cambiare! Sarò il figlio che desideri!
Che i fuochi si spengano! Prendi il mio passato! Liberami! Fammi tornare a casa, ti prego! Farò qualsiasi cosa! Qualsiasi!